Presented by Geoconomicon.net. A Giocoroma 2010 abbiamo carpito dai tavoli di roleplaying Luca Giuliano, che è praticamente il grande saggio del gioco di ruolo in Italia. Grazie Luca di essere con noi. Grande saggio è una cosa che non mi aveva mai detto nessuno, a questo punto però, penso, lo devo accettare. Però è la verità, perché tu sei stato, oltre che uno dei più grandi e anche dei primi autori del gioco di ruolo in Italia, uno delle persone che maggiormente si è speso per diffonderle come pratica, sei sicuramente la persona che ha ragionato di più sul gioco di ruolo anche come fenomeno sociale e nei suoi meccanismi anche di rapporti tra le persone. Hai scritto dei saggi su questo, ci hai lavorato all'università, hai applicato delle tecniche di gioco di ruolo nella tua pratica di docenza universitaria, quindi voglio dire, non potresti essere definito così. Non mi posso nascondere. Ok, allora recuperiamo un attimo diciamo i legami con Luca Giuliano, ripartendo da On Stage, che tra le tue creature è sicuramente quella che in assoluto è più tua e per la quale sei più riconosciuto, oltretutto anche in questo caso come papà di una linea di tendenza di giochi di ruolo che si sta affermando come la nuova linea di tendenza, ma tu ci lavorasti già molti anni fa. Che On Stage, dalla produzione DAS e dalle espansioni ufficiali, poi come si è evoluto e oggi che cosa sta succedendo nell'universo di On Stage? Ma allora, l'universo di On Stage intanto è già, diciamo, gratificante per me che dopo 15 anni è ancora un universo vivo, cioè in cui si gioca, in cui lo vedo ancora oggi nelle convention e quando incontro delle persone che mi dicono: ah, Luca Giuliano! Ecco, questo vuol dire che Luca Giuliano vuol dire non tanto per me, quanto a loro associano il mio nome in gran parte a On Stage, quindi soprattutto per On Stage, che sicuramente è la mia creatura preferita, è quella in cui ho messo di più della mia creatività, non che le altre cose non le disconosca, ma On Stage è stato per me un passaggio in cui ho cercato di trasferire, come sai e come sanno i giocatori stessi, ho cercato di trasferire ai giocatori una parte dei poteri che fino allora erano detenuti dal master. In un certo senso ho cercato di democratizzare un po' il gioco di ruolo, tanto non è più di tanto, il gioco di ruolo non si può democratizzare perché sennò diventa una gran confusione, però questa tendenza in effetti, che era poi spingere di più sul pedale e l'acceleratore sulla interpretazione, è stato quello che è stato lo sviluppo che è stato preso successivamente da gran parte del gioco di ruolo a venire. I primi sviluppi sicuramente, e da cui io ho imparato molto, soprattutto Amber Dice Role Playing, sono avvenuti alla fine degli anni 80, inizio degli anni 90. Quindi On Stage oggi è vivo. Certo, il fatto di aver, diciamo, temporaneamente chiuso il premio letterario di On Stage, paghiamo pegno, poi ci fermiamo, adesso riprendiamo, poi lui taglierà. No, andrà così, andrà avanti così. Allora, quindi, come dicevo, aver temporaneamente fermato per varie ragioni La maschera del volto, che era il premio letterario legato a On Stage e a Lucca, in qualche modo ha interrotto un po' una tradizione, però so che ancora si scrivono sceneggiature, la rete lo può testimoniare, e quindi ho l'intenzione di riprenderlo. Come consiglieresti a chi ha On Stage magari nei propri scaffali e vuole rimetterlo in moto oggi? Per esempio, una ricerca su internet darebbe i suoi frutti? Assolutamente, in questo momento internet per il gioco di ruolo è il punto iniziale di ogni esplorazione, per On Stage anche. On Stage si può acquistare in rete col sito della DAS Production, e se si scrive On Stage si trova un sacco di scenari, diciamo che sono più di un centinaio, forse quasi 200 gli scenari disponibili online,
io ho una mia pagina che parte dal teatro della mente, ma si trova facendo vari percorsi, perché poi è linkata in vari modi, che a sua volta porta i link o a cose che sono residenti sul mio sito o a link che sono disponibili. Quindi il materiale è davvero tantissimo, sia per trovare materiale per giocare che per acquistare il gioco se qualcuno è interessato al gioco. Dunque Luca, in uno degli editoriali di un collega della redazione di Gioconomicon ci si poneva il dubbio qualche mese fa appunto sul futuro del gioco di ruolo, diciamo, in Italia, ma forse non è detto che sia un problema solo italiano, cioè sembra che le persone con i capelli, diciamo, dal colore che ci contraddistingue siano quelli che continuano a giocare di ruolo e le nuove leve siano difficili da far crescere. È la tua sensazione o è diversa? No, purtroppo devo dire che non è molto diversa. Quando vengo a questi incontri pubblici vedo un po' di giovani e devo dire che un po' mi risollevo, un po' mi rincuoro, però è inutile nascondersi che il gioco di ruolo, in qualsiasi forma la vogliamo mettere, sia se lo andiamo a riprendere in quello che è il gioco di ruolo classico, ma soprattutto se andiamo a vedere il gioco di ruolo nello sviluppo interpretativo, è una nicchia di giocatori, una nicchia che fortunatamente sta bene in vita grazie alla rete dei network sociali. Se noi avessimo avuto il gioco di ruolo in questa situazione 20 anni fa, sarebbe defunto per sempre probabilmente. Invece la possibilità di scambiarsi giochi, scambiarsi diciamo informazioni, di scambiarsi regolamenti di gioco, scenari, la vendita per quanto non può essere di scenari in PDF o di giochi di ruolo in PDF, insomma c'è tutto un lavorio e soprattutto le piccole case editrici riescono a trovare il loro pubblico perché la rete permette di dare alle nicchie la consistenza di un mercato, cosa che non sarebbe stata possibile, di micromercati che comunicano tra di loro, e questo sicuramente è una cosa molto positiva. Però ecco, non ci possiamo nascondere che i vecchi giocatori ancora sono l'anima di questo gioco, di questi giochi di ruolo, anche di quelli diffusi dai giochi interpretativi e dai giochi indie. Io vedo, quando ho visto anche su YouTube interviste o materiali che riguardano il gioco di ruolo, i giocatori autori che vedo parlare, che vedo discutere, insomma, sono quasi tutti intorno ai 40 come minimo.